Ci colleghiamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. ArcelorMittal pretende dallo Stato i 400 milioni di euro per entrare col 50% nella nuova governance dell'ex Ilva, costituita appunto da Invitalia, Stato e ArcelorMittal. Vedendo che ci sono dei ritardi, inizia per così dire a scalpitare e blocca in buona sostanza la produzione di Acciaieria 1 e di altri impianti fondamentali, salvo poi successivamente, proprio nella tarda mattinata di ieri, fare un passo indietro rispetto a questo blocco. Rizzo, come dire, un atteggiamento schizofrenico e ricattatorio, così può essere definito? Sì, è il risultato di una gestione psicopatica che è diventata socialmente pericolosa, che sfrutta la disperazione delle persone comuni, dei lavoratori diretti, dei lavoratori dell'appalto, che vivono continuamente sotto pressione, con un modus operandi che secondo me è da libri di paura. Quando dico gestione psicopatica mi riferisco anche alle tantissime contraddizioni, cioè da un lato metti i lavoratori in cassa integrazione e dall'altro assumi gente che è andata in pensione con l'amianto oltre 10 anni fa, e non paghi le fatture dell'appalto, ma se un'azienda, o paghi gli acconti e quindi accumuli credito, debito con gli appalti, ma se un'azienda si lamenta perché non viene pagata e viene messa fuori, cioè, questo è il modo di fare. Un modo di fare, come dire, che è nettamente al di fuori delle regole. Secondo noi il governo deve prendere una decisione definitiva. Ieri c'è stato l'ennesimo esempio: prima ci comunicano la fermata totale in pratica della fabbrica, poi comunicano che sarebbero ripartiti diversi impianti. Probabilmente, secondo me, o è arrivata qualche telefonata a garanzia dal ministero, oppure qualche tecnico, magari qualche dirigente che ha un po' i piedi per terra, ha fatto notare che fermando tutti quegli impianti in quella maniera probabilmente avremmo aumentato il rischio in termini di sicurezza. E ecco perché probabilmente c'è stato il dietro front. Anche avanti ieri sera sono successe cose strane. Dei lavoratori si recano in stabilimento, arrivano davanti alla portineria e trovano il beige disattivato e scoprono di essere stati messi in cassa integrazione ma senza data di rientro, ecco, stanno gestendo questa fabbrica quasi fosse la bottega dell'ortolano, e il governo su questo deve assolutamente intervenire, perché siamo alla follia più totale. Quindi stiamo facendo danni non solo a livello psicologico sulle persone, ma si rischia veramente con questa gestione di mettere ancora di più in discussione il principio di sicurezza e di salute